Che meraviglia il pranzo di Natale, stringersi con i propri cari nel momento più atteso dell'anno, condividere il cibo e le risate, scattare fotoricordo. E invece no, perché il Covid ci impone delle nuove regole anche per la tavola delle feste. Intanto, in quanti potremo vederci? Secondo le disposizioni allo studio, sarà possibile allargare gli incontri di famiglia al massimo a due congiunti stretti, ad esempio i genitori anziani, con la raccomandazione della mascherina. Assolutamente vietato abbracciarsi per farsi gli auguri, niente baci e gesti d'affetto ravvicinati. Vietato anche scambiarsi il telefono per salutare lo stesso amico o parente lontano durante una chiamata. Meglio usare il viva voce oppure fare una videochiamata di gruppo. Sarà bene distanziare i posti a tavola di almeno 1,5 metri. Parlando e ridendo senza mascherina, infatti, le droplets si diffondono più facilmente. Si possono mettere i posti a scacchiera, usare altri tavolini oppure mangiare sul divano. Con tante persone riunite nello stesso luogo chiuso, il virus potrebbe accumularsi e viaggiare con l'aerosol. Aprite le finestre per il ricircolo dell'aria. Se abitate in un luogo freddo, basta anche lasciarle socchiuse senza fare corrente. A tavola dobbiamo fare particolarmente attenzione. Prima regola, niente brindisi. Importante anche non bere inavvertitamente dal bicchiere altrui, mai e poi mai usare il tovagliolo del vicino. Possono aiutare le targhette con il nome, proprio come le feste di scuola, oppure tovaglioli di carta colorati. I piatti non vanno scambiati, dovete evitare anche i piatti da portata. Le nostre posate non devono mai toccare piatti comuni o cibo altrui. Assaggiare la pietanza del vicino è vietato. Il Natale 2020 sarà all'insegna delle monoporzioni. Quanti di voi organizzano il pranzo degli avanzi con il cibo che non si è riusciti a mangiare il giorno prima? Quest'anno bisogna fare attenzione. Se le portate sono state a lungo sul tavolo, esposte pericolosamente al rischio droplets, allora bisogna riscaldarle per sterminare ogni traccia del virus. Bastano pochi minuti in forno a 60 gradi oppure in acqua bollente. Ultimo avvertimento, scordatevi di intonare cori natalizi. Cantando infatti si producono molte droplets che viaggiano lontano. Meglio indossare la mascherina appena si smette di mangiare. Professor Garattini, intanto...